Bella a tutti, raga. Come ben sapete tutti, con il Destroyer, Smilegate barra Amazon ha annunciato che non ci daranno un altro Power Pass. E all'inizio dicevo, vabbè, è normale, ci hanno dato sia il Power Pass che l'Express per più mesi, quindi un po' ci aspettavamo di questa cosa. E ho visto tante lamentele a riguardo, in quel senso lì. Solo che secondo me non è così male l'idea di non avere altri Power Pass e il motivo è molto semplice, parliamo del mercato, no? E come ben sappiamo, ogni volta che esce un Power Pass, una Destruction Stone muore nel gioco. Oh, vabbè. No, comunque tutti i prezzi calano di brutto, cioè proprio scendono tanto 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 tanto. Adesso, la cosa interessante che succederà con l'uscita di... Con l'uscita del Destroyer, chiaramente, è che tutti i prezzi dei vari materiali T1, T2 avranno una piccola risalita, e in realtà lo vediamo subito con le shard, che in realtà stanno già salendo. Se noi pensiamo a quanto stavano le shard quando è uscito, appena è uscito l'Express, eccetera, che c'è stato un collasso totale perché chiaramente ce ne hanno regalato una marea, adesso potrebbe essere quasi conveniente ritornare a fare mappe T1. Non Tier 2 perché... Allora, perché le mappe Tier 2 siano worth da fare in rapporto con la spesa dei fragment, no? E queste life shard dovrebbero costare molto di più. E per molto di più intendo 80 gold sopra, forse qualcosa di più, quasi 100 gold in più delle Harmony. Però c'è da dire che le Harmony a costare 177 large, che ce ne hanno 2 per, e 105 le medie e 54 le piccole, pian piano no, stanno risalendo. Poi in realtà queste sono poche, perché se andiamo a vedere, qua sono 105 ma sono 45, sono pochissime, in realtà il prezzo è molto più alto, no? E io penso che con l'uscita del Destroyer tutti questi prezzi avranno una piccola risalita ancora di più, a meno che non mettano fuori eventi che danno altri materiali, anche se da come abbiamo visto dalle... non dalle patch notes, ma un po' da quello che è stato il reveal, non sono previsti eventi, almeno per quanto riguarda la patch che deve uscire a maggio, e direi ci sta anche perché esce davvero tanta roba, quindi non è che mi aspettavo eventi, però in caso di assenza di eventi, sicuramente tornare a fare le rotazioni di mappe T1 e T2 potrebbe essere una buona idea, ma soprattutto T1. E c'è anche da dire che adesso fare le mappe è ancora più veloce grazie al sistema di... come si può dire? Fare quattro mappe in una, no? Quindi è molto più rapido come sistema. E devo dire che è veramente comodo fare quattro mappe in un colpo solo. L'unica cosa è che chiaramente se prima magari eravate con amici a farle, magari vi distribuivate le rarità delle mappe nel corso delle settimane. Questa volta sapete che per usare questo sistema non potete usare mappe di rarità diverse, quindi eventualmente o si fa a mano o si aspetta che tutti abbiano la stessa rarità di mappa. Vabbè, quello è un altro discorso. E, rimanendo in tema shard, invece, una cosa che mi aspetto succeda, magari non a brevissimo, però dovrebbe succedere, è che tutte le Honor Shard dovrebbero salire a una certa. Anche perché il costo per fare l'upgrade delle cose da tier 3 e iniziate a vedere che in realtà vi costa parecchio uno shard. Chiaramente se avete un personaggio che esiste da tanto e quindi farmate costa tanto, ne avete un po' accumulate, no? Però se state portando su un nuovo personaggio, vi rendete conto subito che in realtà le shard ne servono e sono cose da comprare. Quindi mi aspetto ci sarà una risalita dei prezzi anche delle Honor Shard. Ma non a breve, principalmente sarà sicuramente tier 1 e tier 2. E per quanto riguarda i materiali, tier 3, sempre parlando del mercato, mi aspetto che appena esca Valtan, tutto quello che è tier 3 salga di prezzo, almeno per qualche giorno o per una settimana. E difatti, quello che consigliavo nell'altro video che ho fatto, nell'ultimo video, è di vendere tutti i materiali perché fare upgrade con i materiali a questo prezzo non conviene per niente, anzi, quando scenderanno. Probabilmente vi siete pagati ogni upgrade che fate sarebbe stato un quarto di upgrade che facevate prima o qualcosa del genere perché i prezzi sono veramente straaumentati nell'ultimo periodo dopo l'annuncio chiaramente. Quindi, ricapitolando, prezzi tier 3,
Mi aspetto che saliranno di nuovo appena esce Valtan. Mi aspetto che dopo un paio di settimane scenderanno molto più di adesso. E per quanto riguarda i materiali T1 T2 con l'uscita del Destroyer senza Power Pass, mi aspetto che salgano a meno che non ci siano eventi che ci danno materiali. E nulla, questo era tutto quello che volevo dire per questo video, quindi spero sia stato utile, spero vi stiate tenendo i vostri frammenti per formare mappe in gruppo o comunque con gli altri. E noi ci vediamo al prossimo video. Domanda sorpresa nell'ultimo video: cosa ne pensate dei gacha per cellulare? Così, giusto per sapere, fatemi sapere nei commenti. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao.